Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e a un nuovo video. Oggi parliamo di due libri di Philip Roth che ho letto di recente. Parliamo insomma di un autore che non compare mai sul mio canale. Comunque, partiamo da questo. Mentre io vado a raccontarvi le mie impressioni di lettura, voi fatemi sapere le vostre su questi libri o su altri libri dell'autore che avete letto. Se invece non avete ancora letto niente di Philip Roth, spero di riuscire a incuriosirvi consigliandovi questi due titoli. In realtà vi consiglio più un titolo rispetto all'altro, però andiamo con ordine e iniziamo con Lamento di Paul Noir. Sì, ho detto Paul Noir. Sì, avete sentito bene. Paul Noir. Paul Noir. Ripetiamo tutti insieme. Paul Noir. Mi sembra di essere in quella scena di Bastardi senza gloria in cui cercano di parlare italiano. Buongiorno, Paul Noir, buongiorno, andiamo avanti. In realtà non volevo svelarvi la corretta pronuncia del titolo perché io l'ho scoperta durante la lettura, quindi mi sarebbe piaciuto lasciarvi il piacere di questa scoperta anche a voi, però adesso che conosco la corretta pronuncia del nome del protagonista e di conseguenza del titolo, Lamento di Paul Noir, mi viene difficile tornare alla pronuncia Pornoi, cioè faccio davvero tanta fatica, infatti se mi fossi sforzata di pronunciare Pornoi sicuramente nel corso del video almeno una volta mi sarebbe scappato Pornoir e quindi preferisco dirvi, cioè darvene conto subito, Pornoir. E visto che molti su Instagram si sono indignati, vabbè dire indignati sembra un po' un parolone, però ci sono dei bei fanatici di Philip Roth, comunque si sono indignati, mi hanno scritto in direct quando mi hanno sentito pronunciare appunto Paul Noir dicendo ma da dove salta fuori? Ecco, salta fuori da pagina 153, quando il protagonista in uno scambio di battute con la sua amante ci fornisce, cioè corregge la pronuncia a lei e di conseguenza la corregge anche al lettore. Leggo, pagina 153, non prendermi per il culo, Pornoi, dice il suo interlocutore, dice la sua amante, recita la poesia sconcia. E lui risponde, Pornoir, corressi, e cominciai, e inizia a recitare la poesia zozza, che poi zozza la poesia come zozzo il libro. Come definiresti Lamento di Pornoir con un eufemismo? È un libro zozzo. Ora, senza ulteriori indugi e spero senza ulteriori disagi, io partirei dalle mie impressioni di lettura. Lamento di Pornoir è un libro, oltre che zozzo, ma a parte gli scherzi, è un libro fastidioso. E lo dico sì con un fare provocatorio, ma soprattutto lo dico come sfida e come ammonimento. Anche per questo vi consiglio di non iniziare a leggere Philip Roth da Lamento di Paul Noir, poi liberissimi di farlo, comunque magari c'è qualcuno tra voi che ha appunto iniziato a leggere e appunto ha apprezzato Philip Roth, partendo proprio da Lamento di Paul Noir, ben venga, si può fare, non lo vieta nessuno. Io umilmente vi consiglio appunto di non iniziare da Lamento di Paul Noir, a meno che non siate proprio interessati all'argomento, perché uno, è un libro fastidioso, e adesso cerco di spiegare bene il perché, almeno a mio parere, e è un libro che può sembrare un po' too much per i riferimenti sessuali che, insomma, per chi invece conosce l'autore sono un po' all'ordine del giorno, all'ordine di ogni pagina, ecco. Anche se ci tengo a dire subito che i riferimenti sessuali, gli espliciti riferimenti sessuali di questo libro sono proprio la superficie, sono sulla punta dell'iceberg. Comunque, è un libro fastidioso, a mio parere, cioè fastidioso è l'aggettivo che secondo me lo descrive meglio, appunto lo dico sia come sfida che come ammonimento, a me piacciono le sfide, quindi è stata una lettura appagante sotto questo punto di vista, non lo dico assolutamente come difetto, nel senso non indica né un difetto né, vabbè, tantomeno un pregio, però sicuramente non un difetto, è un libro fastidioso nel suo delirio e mi aspetto da un libro così una scrittura delirante. Non mi aspettavo certo uno stile lucido, anche se questo è il motivo per cui non è nella mia top 3 il lamento, ecco. Per il mio gusto personale preferisco, ripeto, gusto personale, non sto dicendo che Lamento di Paul Noir fa schifo, preferisco le osservazioni lucide
di Philip Roth, le sue osservazioni lucide sull'attualità e sugli argomenti in generale a lui cari. Non sto dicendo che l'amento di Pornoir fa schifo, ripeto, ok? Sto soltanto dicendo che non è tra i miei preferitissimi dell'autore, ma ci può anche stare. Dopo averne letti una decina, è ovvio che uno inizia un po' a tirare le somme e a fare le sue classifiche personali, che per carità trovano un po' il tempo che trovano, però, cioè, trovano il tempo che trovano perché seguono il mio gusto, seguono il gusto personale, quindi non stanno a indicare niente, non è un giudizio oggettivo, assolutamente. L'amento di Pornoir è un libro oggettivamente delirante, quindi per chi, ovviamente a chi non piace questo stile, non è che non può piacere Philip Roth del tutto, anzi, probabilmente, cioè, no, non consiglio di iniziare a leggere Philip Roth da L'amento di Pornoir. Ecco, tutto qui. È un libro, come avrete capito, scritto alla prima persona singolare. Come già vi avevo detto nello scorso video, dire che è un libro scritto alla prima persona singolare non aggiunge niente, è soltanto una distinzione dalla terza persona singolare e anche dalla prima persona plurale. Perché chi è questa? Cioè, è importante sapere chi è questa persona che parla. La persona che parla nel Lamento di Pornoir è un ragazzo tale Alexander Pornoir, di famiglia ebrea, quindi ebreo anche lui, che riversa i suoi disagi, le sue frustrazioni, i suoi traumi, i suoi feticismi, tutti i suoi deliri sul lettino del suo psicanalista di scuola freudiana. Ora, non ci interessa molto la personalità dello psicanalista, ci interessa solo nella misura in cui sì, lamento, ciao, Alexander Pornoir arriva a farsi beffe anche di lui. È un libro che oltre ad essere disturbante, delirante e tantissime altre cose inante, è anche, diciamo un'altra inante, esilarante. Quindi a noi dello psicanalista interessa soltanto come bersaglio, come ennesimo bersaglio dell'ironia amara di Alexander Pornoir. Alexander Pornoir è un giovane ragazzo dall'ironia in realtà molto, molto matura. Comunque, essendo un monologo, strutturato in più parti, ma insomma, essendo un monologo, un flusso di coscienza, è cucito su Alexander Pornoir. Cioè, allora, ogni monologo è cucito, anche, soprattutto quello che, cioè, soprattutto anche quello teatrale, è cucito su un personaggio. Attraverso questo monologo, attraverso questo flusso di coscienza, Philip Roth caratterizza Alexander Pornoir. Lo caratterizza anche dal punto di vista stilistico. È un flusso di coscienza coerente, perché costruisce un personaggio tridimensionale, un personaggio coerente, con una psicologia solida e coerente. E non sto, però, non, attenzione, non sto dicendo che Alexander Pornoir è un protagonista forte, è un protagonista, come posso dire, solido. Sto parlando della costruzione della psicologia del personaggio, che è solida e coerente. Però il personaggio non è né solido né coerente, è un personaggio fragile, è un personaggio spezzato. Comunque, anche dal punto di vista linguistico e stilistico, si riesce a percepire la fragilità di questo personaggio. Si riesce, cioè Philip Roth si riesce, in realtà è Philip Roth che ci riesce, riesce a caratterizzare il personaggio di Alexander Pornoir. È uno stile che abbonda di domande retoriche, di punti esclamativi, di puntini di sospensione, di parole sottolineate con corsivo o evidenziate in altro modo, parole su cui quindi il protagonista induce, a parole che per lui sembrano importanti, che hanno significato. È una caratterizzazione che si basa tutta sulla parola, vabbè, in realtà la caratterizzazione di ogni personaggio, ma nel flusso di coscienza ancora di più. E ancora, è un linguaggio ricco del lessico ebraico, che a volte va a mischiarsi con il linguaggio americano, sì, più moderno americano, e anche quello degli slang. Così viene costruito il personaggio, meglio, la personalità fragile del nostro protagonista. È un libro, prima per scherzare, ho detto, è un libro zozzo. Sì, cioè, nel senso, è un libro diciamolo meglio, diciamolo in termini un po' più eleganti,
è un libro dai riferimenti sessuali espliciti. Questo spesso può essere un po', cioè, magari può essere respingente per alcuni, non sto nemmeno, cioè, ovviamente non metto naso nella sensibilità altrui, ci mancherebbe, però vi dico che il sesso per Philip Roth nasconde sempre qualcos'altro, cioè i riferimenti sessuali espliciti sono sempre una provocazione, non si ferma tutto lì, cioè gli espliciti riferimenti sessuali di Philip Roth sono sulla punta dell'iceberg. Sono sulla punta dell'iceberg della personalità, in questo caso, di Alexander Pornoir. Quindi, dietro ai riferimenti sessuali espliciti, dietro a un capitolo che si intitola Seghe, si nascondono i traumi di questo ragazzo, si nascondono, cioè un flusso di coscienza, prima ho detto esilarante, ma soprattutto straziante, perché si cerca di rintracciare l'origine di questi traumi, e l'origine di tutti i traumi è la famiglia ebrea del protagonista. Quindi per me non è un libro che scandalizza per il suo fallocentrismo. È un libro spiazzante, è un libro che scandalizza, cioè è un libro scandaloso, scusatemi, forse il più scandaloso dei libri di Philip Roth che ho letto. Perché attraverso questi riferimenti sessuali va ad attaccare le cause dei traumi di questo giovane ragazzo, va ad attaccare ora la sua famiglia, cioè la famiglia di Alexander, va ad attaccare la società, va ad attaccare la religione, alcuni dogmi religiosi, meglio, e così via. Quindi è un libro sì esilarante, per l'ironia del protagonista. Il protagonista non è facile, non è un protagonista facile, rimane un protagonista sì arrogante, sì presuntuoso, ma proprio per questo tanto fragile, di questa fragilità appunto ci parla Philip Roth, costruendo un lamento straziante. Secondo libro, invece forse più universale, è La macchia umana. Sempre di Philip Roth, ovviamente, stavo per dire La macchia umana di Philip Roth e di chi stiamo parlando, ovvio. La macchia umana fa parte della trilogia americana, è il terzo libro della trilogia americana, primo libro è Pastorale americana, secondo libro che ho letto e recensito, ve lo lascio linkato giù in info box e qui in scheda da qualche parte, comunque lo trovate sul canale e potete cercarlo da soli manualmente. Quindi, primo libro della trilogia americana, American Pastoral, secondo libro Ho sposato un comunista, che non ho letto, e terzo, La macchia umana. Ora, come avrete capito, si può saltare da un libro all'altro della trilogia, non necessita di una lettura lineare, assolutamente. Il comune denominatore è la volontà di raccontare la tragedia umana, di raccontare la tragedia di un uomo, di uomini principalmente buoni, come appunto è in Pastorale americana Seymour Levov, lo svedese. Qui l'uomo buono, comunque l'uomo che deve affrontare la tragedia, è un professore universitario, Coleman Silk, che vede la sua vita e la sua carriera precipitare quando, durante appunto una delle sue lezioni, per indicare l'assenza di due studenti, utilizza una parola un politically correct, in particolare dispregiativa nei confronti delle persone di colore. Caso vuole, cioè Coleman Silk, questo professore universitario, non ha mai visto i due studenti perché sono sempre stati assenti alle sue lezioni, caso vuole però che questi due ragazzi siano di colore, denunciano il professore e Coleman Silk si ritira a vita privata, mi viene da dire, ma non solo, si ritira in se stesso e confessa le sue memorie soltanto al suo vicino di casa, Nathan Zuckerman, presente anche in Pastorale americana. Ecco, io Nathan Zuckerman l'ho conosciuto sempre soltanto per ora come narratore, non come personaggio protagonista. Comunque, ha un'ironia fantastica. Vabbè, tornando a Coleman Silk. Coleman Silk è, anche qui, vabbè, anche qui Philip Roth ci parla della fragilità
di un uomo, non di un ragazzo, ma di un uomo. In particolare ci parla della storia di un uomo fondamentalmente buono che deve affrontare l'ennesima tragedia della sua vita, una vita un po' di mai una gioia, la sua. Comunque, per quello che vi ho raccontato fino adesso, quello che vi ho riassunto fino adesso, cioè la trama che fino adesso vi ho riassunto, Philip Roth la resume molto 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 meglio di me nelle prime 10 pagine del libro, della Macchia Umana. E voi direte, arrivate a pagina 13, un po', beh, questa domanda me la sono posta anch'io. Cos'altro c'è? Cos'altro c'è da raccontare? Cos'altro c'è? Cioè, mi hai riassunto tutto a pagina 13, la trama me l'hai riassunta a pagina 13. Cos'altro c'è? Cos'altro mi racconti nelle restanti 500 pagine, restanti quante pagine sono? 490 pagine. Cos'altro c'è da dirmi? Cos'altro devo sapere? E Philip Roth, nelle seguenti pagine, ti racconta della vita di quest'uomo, della vita di Coleman Silk, dei suoi contrasti, dei contrasti interiori e dei contrasti con gli altri personaggi. Nei romanzi più lunghi e anche più maturi della sua produzione, Philip Roth diventa un maestro del conflitto, un maestro dei contrasti, e del contrasto, secondo Philip Roth, ve ne ho parlato parecchio in Pastorale Americana. Qui vale la stessa cosa. Non so se perché appartengono alla stessa trilogia, però sono sempre efficaci, sono il motore della storia, non è la trama in sé il motore della storia. Per questo vi ho detto, anche parlando di Lamento di Peau Noir, che la trama a Philip Roth non interessa mai più di tanto, nel senso, non interessa, cioè per lui è un punto di partenza. Cioè, il riassunto che si trova qui dietro, in quarta di copertina, è il punto di partenza, perché poi Philip Roth costruisce contrasti che vanno a scavare in ben altri argomenti. Per questo dico appunto che la trama non è importante. La storia non si costruisce soltanto su una trama, cioè una buona storia non si costruisce soltanto su una trama, si costruisce con contrasti, mettendo contrasti praticamente a ogni pagina, contrasti più o meno grandi, perché la storia sia dinamica. È un libro molto dinamico in questo senso, come lo è anche Pastorale Americana. A differenza di Pastorale Americana, e scusate se mi metto a paragone, ma appartenendo alla stessa trilogia trovo parecchie somiglianze, però a differenza di Pastorale Americana, La Macchia Umana è più universale per le tematiche che affronta. Cioè, lui parte cioè Philip Roth, lui, come se fosse mio amico, no? Amico di merende, no? Compagno di merende. Amico, infatti, compagno di merende, vabbè. Philip Roth racconta la storia di quest'uomo attraverso i contrasti, eccetera, basandosi sull'accusa che muove al perbenismo della società americana. E non so, cioè, società americana, ma non solo. In realtà è un discorso ancora più espandibile. Per questo dico che è universale. La storia di un uomo buono costretto ad affrontare una tragedia è una storia che tendenzialmente piace, è una storia meglio univ più universale dei deliri di un giovane ragazzo, senza nulla togliere al Lamento di Peau Noir, attenzione. Però La Macchia Umana racconta di una storia universale, di un dolore universale, e quindi risulta, a mio parere, un romanzo più accessibile e anche più godibile, proprio per il gioco di contrasti che Philip Roth qui ha parecchio affinato, cioè ha affinato nel corso della sua produzione, cioè già in Lasciare andare è un testo che si basa tutto sui conflitti tra i personaggi. I personaggi in Lasciare andare litigano di continuo. Qui i contrasti si fanno sempre più profondi, appunto ve ne avevo già parlato in Pastorale Americana. Una tecnica per la creazione di contrasti, che qui è ben riuscita, spero di non averla vista soltanto io, per favore fatemi sapere se avete letto, è assegnare a ogni personaggio uno stato psichico, uno stato psichico freudiano, io superio, in stato mentale, insomma. Il protagonista, Coleman Silk, incarna Leo, la sua amante, analfabeta, che in diretto contatto
con la natura incarnaless. E gli amici di Coleman Silka, colleghi universitari, e in un certo senso forse anche lo stesso Zuckerman, ma non conosco bene il personaggio di Zuckerman per osare dire una cosa del genere, quindi lo tengo un attimo fuori dal mio discorso. Comunque, gli amici, i colleghi di Coleman Silk, quelli che poi lo accusano, incarnano il superio in un contrasto a triangolo. Alleggo un pratico schemino perché ho paura che non si sia capito niente ed è abbastanza importante per il mio discorso. Dunque, ecco in alto il nostro Coleman Silk, il nostro protagonista, personificazione dell'io freudiano, in quanto deve mediare tra due tipi di personaggi presenti nella macchia umana. Da una parte l'amante, Faunia Feli, personificazione dell'ess, a quella opposta, il superio rappresentato dai colleghi e dagli amici universitari di Coleman, quindi in generale da personaggi legati all'ambiente accademico. Naturalmente anche i personaggi S e superio entrano in fortissimo contrasto, però a questo arrivo tra un attimo, intanto tenete a mente il triangolo. Un contrasto fortissimo è quello alla base del triangolo, cioè se qui abbiamo l'io, Coleman Silk, qua la sua amante, Less, in stretto contatto con la natura e tutto quanto, qui il superio, l'ambiente accademico, i colleghi di Coleman Silk, la base è terreno di scontro, continuo terreno di scontro. Cioè, il motore dell'azione avviene in ambiente accademico. Ma Coleman Silk, andando a scegliere un amante analfabeta, un amante a stretto contatto che vive la natura in modo primordiale, vive anche le relazioni in modo istintivo e primordiale, e qui abbondano altri riferimenti sessuali espliciti, questi due mondi tra cui Coleman Silk pende, sono in continua lotta per tutto il libro. Quindi c'è un contrasto tematico. Questo triangolo non appartiene soltanto ai protagonisti, ma anche ai vari ambienti. Insomma, geniale. È un libro quindi riuscito sotto più punti di vista, e i punti di vista variano continuamente, i punti di vista di questo triangolo, cioè vediamo il triangolo da diverse prospettive, tutte centrate, tutte azzeccate, tutte approfondite. E quindi per me rimane uno dei migliori libri di Philip Roth per tutti questi motivi. Dunque, fatemi sapere se li avete letti, cosa ne pensate, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!